questione migranti è ancora al centro del dibattito politico internazionale. La Germania va di nuovo all'attacco del governo italiano, questa volta mettendo nel mirino il ministro della difesa Guido Crosetto, che in un'intervista alla stampa ha definito molto grave la decisione della Germania di finanziare le ONG impegnate nell'accoglienza e nei salvataggi nel Mediterraneo. Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale. Solo pochi giorni fa Berlino aveva invitato l'Italia a rispettare gli accordi di Dublino, ribadendo che in caso contrario non accetterà di accogliere una parte dei migranti sbarcati a Lampedusa. Il governo federale tedesco, afferma il portavoce del ministro degli esteri di Berlino, si sta impegnando a fondo per riformare il sistema europeo comune di asilo al fine di creare un sistema sostenibile e soprattutto solidale per la migrazione e l'asilo dell'Unione Europea.